Una delle hit dello scorso anno è stata This Girl di Kungs vs. Cooking on Three Burners. Se si è sentito abbastanza parlare di Kungs, sto giovane DJ francese, mi chiedevo, ma che sono questi Cooking on Three Burners? E andando a cercare un po' in rete ho scoperto sono un gruppo soul, funky, quasi acid jazz se vogliamo. Tra l'altro veramente molto bravi. E ho scoperto che il brano This Girl era loro e è del 2009, tipico caso di long tail. My job really is to lead women back to pleasure. When women sit with me for the first time. Long tail, la lunga coda, è un fenomeno che si è diffuso con il web 2.0. Ed è un fenomeno molto particolare. Che vuol dire? I prodotti di oggi, musica, libri, quant'altro, se da un lato sono subito vecchi, perché escono continuamente novità e anche giovani sempre con il telefono in mano sono completamente bombardati di qualsiasi tipo di cosa, iniziative e prodotti, dal lato però hanno una vita molto più lunga che in passato perché si ritrovano a tornare alla ribalta per i motivi più diversi. Uno degli esempi più tipici che viene fatto per descrivere questo fenomeno è legato ad Amazon. Amazon, che è nato esclusivamente per la vendita di libri, è stato tra i primi ad introdurre i suggerimenti di articoli simili in base agli ultimi acquisti. E allora succedeva che magari arrivava al successo un libro di un argomento particolare, che ne so, legato alla montagna, e allora ti venivano suggeriti anche dei testi molto datati relativi sempre alla montagna. Ci sono stati molti esempi di questo tipo nel quale si sono andati a ripescare dei titoli con già qualche anno alle spalle e che sono ritornati alla ribalta, anzi hanno raggiunto un successo ben maggiore rispetto a quando sono usciti. Con circostanze diverse, qualcosa di simile è successo anche per la musica. Sono molte le hit che sono diventate tali molto tempo dopo l'uscita. Come si spiega questo fenomeno? Intanto è dovuto alla rete. Se magari alcuni anni fa ci sono dei fenomeni che letteralmente esplodevano grazie ai primi social, ad esempio MySpace, oggi che è tutto molto più saturo, c'è chi ci mette anche molto tempo prima di far emergere un brano o il proprio artista. E così anche grazie ad alcuni remix che vanno a ripescare dei brani, diventano di successo sia per il remixer ma anche per l'autore originale. Un altro degli esempi più tipici è I Follow Rivers, che era una canzone abbastanza lenta di Lick e Lee, che è diventata di successo grazie al remix di The Magician. I meccanismi di long tail oggi sono tantissimi e anche quasi spiegabili o imprevedibili. In passato poteva succedere che un brano ritrovava nuova vita, se magari era inserito in una colonna sonora o gli veniva fatta una cover. Però erano tendenzialmente brani già che avevano avuto un certo successo. Diventava molto raro se andasse a pescare dei brani di artisti sconosciuti o dei brani sconosciuti. Oggi invece, se da un lato tutto invecchia molto rapidamente, non è mai detta l'ultima parola. E allora questo tipo di fenomeno cosa ci fa pensare? Innanzitutto di non darsi per vinti. Certi brani o certe operazioni possono comunque trovare la sua strada anche fuori tempo massimo, se vogliamo. I percorsi della promozione si sono molto dilatati e magari per un artista emergente il fatto che il disco sia più o meno nuovo non cambia granché. Sono molte le possibilità che si aprono e non si può mai sapere quello che può venire fuori da un brano, da un disco, da una collaborazione. Esce nuova musica continuamente, ma non è tanto importante scoprire il disco della settimana quanto certe tendenze. E allora diventa fondamentale sempre di più trovarsi nelle playlist giuste e trovarsi le giuste collaborazioni, anche quelle più impensabili. La long tail, la lunga coda, è qualcosa che fa sperare, soprattutto i musicisti indipendenti, e ci spinge a non darsi mai per vinti e a continuare a darsi da fare, a fare autopromozione, a cercare i canali più adatti per arrivare a una certa ribalta di qualche... Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, sia su YouTube che su Facebook. Un bel like e alla prossima.